momento questo tuo servizio insieme a Riccardo Cavallo sulla situazione a Mineo. Nei giorni caldi qui a Mineo che cosa è successo? Si è verificato un flusso di ospiti che erano giù al villaggio, che hanno, diciamo, tra virgolette, invaso questo piccolo centro. Erano sempre alla ricerca chi di una carta telefonica prepagata o di capire qual era il primo pullman in partenza per Catania. Per questi, soprattutto dopo il 19 marzo, quando sono arrivati i tunisini provenienti da Lampedusa. Lo dicevano chiaramente, noi non vogliamo rimanere qui, ma vogliamo andare via, soprattutto in Francia. Noi siamo andati a visitare per la prima volta con le telecamere il Residence degli Aranci, il villaggio della solidarietà di Mineo, nato per ospitare le famiglie dei militari americani della base di Sigonella. Io sono scappato per cercare un po' di libertà, un po' di democrazia, che non ce l'abbiamo vista in Tunisia da 23 anni fa. Non ce l'abbiamo questa. Come ti trovi in questo posto? Fino adesso mi sento bene. Come vi accolgono gli abitanti di Mineo? In braccia aperte. Una settimana fa qui al villaggio sono arrivati migranti che erano sul barcone proveniente dalla Libia. Quanti erano all'incirca? Dunque, erano circa 400, suddivisi in tre etnie, somali, eritrei ed etiopi. Tra di loro quasi tutti i nuclei familiari, con tantissimi bambini, anche minori. Quali servizi offre questo villaggio? Ma i servizi sono diversi, tra i tanti abbiamo una bellissima ludoteca, perché qui ci sono diverse famiglie con bambini, dove i nostri giovani volontari di Croce Rossa li intrattengono con giochi e quant'altro. Questa è la mensa, dove loro mangiano, c'è la fila, c'è il self-service e abbiamo anche dei cuochi tunisini, afghani, pakistani che rappresentano le varie realtà presenti al centro, che ci hanno anche indicato quali sono i loro gusti alimentari. Questa bimba è la bimba che è nata sulla barca? La bimba che è nata sulla barca, sì, e adesso ha 15 giorni. Com'è l'umore di queste persone? No, sono persone estremamente tranquille, a gran richiesta chiedono quando la loro grande preoccupazione è la data certa sulla riunione della commissione per vedersi riconosciuto l'asilo. Questo è il documento che state aspettando voi? Sono contento di stare in Italia, sto bene qui, ma sono in attesa del documento di riconoscimento dello status di rifugiato che mi permette di girare in Italia liberamente e di cercare un lavoro. Il documento per noi è importante. Allora, torniamo.